guardi, generale, cosa le dico? Che i borbonici sarebbero venuti al pianto romano. E là stanno. Avevo ragione. Belle truppe. E come manovrano bene. Che ore sono? Fate mangiare i nostri ragazzi finché c'è tempo. Menotti, pensaci tu. Mangiate, passate parola. Mangiate, passate voce. Oh, ragazzi, è ora di mangiare. Mangiate! Ma che stanno facendo, chi li fa dire? Stanno mangiando. Pare siano venuti a fare una scampagnata. Gli faremo passare l'appetito. Ma allargammo lo stomaco e facciamo un bello buchetto. Gli diamo il digestivo. Così fa. Che gente, che gente. Avventurieri. Ho solo pane, formaggio e un po' di olive. Benissimo, grazie. Nessuno di voi ha un po' di sale? Il generale. Eccolo qua. Ah, bravo. Com'è buono questo pane siciliano. Hanno buone trombe, davvero. Facciamo che sentano un po' la nostra. Dov'è la mia tromba? Sono qua, generale. Generale, ho esplorato la zona. La salita del colle è impervia. Quelle sono terrazze durissime da scalare. Vuole accettare il combattimento qui? Sì, certo. Non capite, Bixio, che il terreno sarà duro, ma c'è favorevole perché quell'erta scoscesa impedirà al nemico di impiegare pienamente quei mezzi nei quali ci sono superiori, cioè il fuoco dei fucili e dell'artiglieria. E poi, Bixio, ricordate che qui si fa l'Italia o si muore. Tirori, vieni qui. Fa sentire a quella gente la mia sveglia. I canti patriottici che giungono dalla vicina sede dell'Associazione Nazionale suonano offesa ai siciliani, addolorati per il fallimento della spedizione e convinti di essere stati abbandonati. Allegria in casa dei piemontesi, Festeggiano la partenza dei Garibaldi per Caprera. Cantano bene, sti fratelli piemontesi. Con le donne vicino, le case tranquille, il pane sicuro. Garibaldi non ci porta più in Sicilia, perciò in Sicilia noi non ci torneremo più. E dei figli di cani dei borbonici ci stanno ammazzando, bruciando, assassinando laggiù. E che ste fratelli piemontesi cantano che l'Italia si è desta.
di aprirsi! Ora, ora che non è bello. Ora si parla. Un momento! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Picciotti! I garzonati tanto trionfai che neanche la polizia! Ma se sono siciliano, che sgonfio ne è con ste mese! È un momento di cantare, Cristo! Ragione! Sì! Perché proprio adesso è arrivata la notizia! Che notizia, carini? Picciotti! Il generale Garibaldi ha deciso di venire in Sicilia! Ha deciso, Garibaldi! Sì. Mezz'ora fa, sì. Te l'avevo saputo proprio adesso! Sì, come la lì, alle l'ora d'allegria, Costa! Alle l'ora all'unità d'Italia! Sì. Giorni dopo, con Garibaldi, i mille partivano dallo scoglio di Quarto verso le navi Lombardo e Piemonte che li attendevano a largo. La leggendaria impresa aveva inizio. Dove andiamo, picciotto? In Sicilia, a casa nostra, colonnello. Che bello che ti sei. Non sta mica a piangere, mamma. Andiamo da chi? Che sei, compagni qua che... No, no. Guarda, che sei qualcosa. Da mangiare stasera. E il povero di ma, ricordite. Le porto a Drio qualcosa di te. Ciao, ma. Se c'era qui anche quella santa donna di tua madre, che canaglie tu siete. Anche lei viene in Sicilia? Oh, sì. Che stupido che sono, credevo che lei era contro il refettorio. Già, anch'io la credevo. Ma Garibaldi. Garibaldi! Garibaldi. Simpatico. Qual è? Ma come qual è? Ma non vedi? È quello che esce solo da Villa Spinola.